direttiva Seveso parla chiaro dà dei punti ben precisi per quanto riguarda il rapporto di sicurezza e il controllo dell'urbanizzazione. Nel caso del rapporto di sicurezza specifica che se gli impianti non garantiscono la sicurezza, soprattutto per quanto riguarda gli eventi meteorologici, allora il progetto non può essere autorizzato. Stessa cosa per quanto riguarda il controllo dell'urbanizzazione. La politica europea dice che gli Stati membri devono evitare che qualunque opera futura possa accrescere il rischio per le persone. In questo caso non c'è alcuna normativa nazionale che possa bypassare questi aspetti fondamentali. Noi abbiamo già a livello del Parlamento europeo dei contatti, abbiamo già avviato una denuncia per quanto riguarda il progetto Tempa Rossa nel 2011 e attualmente la Commissione europea vigila sul progetto Tempa Rossa e noi siamo in costante contatto fornendo loro ulteriori informazioni in merito. Ma la direttiva Seveso va adottata dall'amministrazione comunale o non è necessario? Beh, certamente, da tutti gli enti che devono fare di tutto per poter rispettare questa normativa, ma soprattutto il governo italiano. Ricordiamo che è il primo poi a subire le conseguenze di una eventuale procedura di infrazione è lo Stato italiano, quindi siamo noi cittadini. Il Presidente Tamburrano chiede al Comune di Taranto di rivedere la propria posizione. Beh, sì, il Presidente Tamburrano diciamo che in questo momento attua una sorta di ingerenza nei confronti di una decisione che spetta esclusivamente al Consiglio Comunale, al Comune di Taranto. Chiaramente ci sono delle situazioni un po' contraddittorie, molti dicono che questa delibera non serve a nulla e poi contestualmente chiedono al Comune di annullare questa delibera, quindi vuol dire che un certo peso ha questa delibera sul blocco del prolungamento del pontile. Ricordiamo che attualmente noi come Movimento rappresentiamo non soltanto una fonte di informazione per la cittadinanza, ma lo abbiamo dimostrato, abbiamo rappresentato un'importante fonte di informazione anche per le amministrazioni locali.